uno speciale Polifemo, un reportage che vuole tastare il polso ai commercianti, comprendere il loro stato d'animo, le loro sofferenze in un momento così difficile di chiusure, di limitazioni e di restrizioni imposte dalle normative, dalle prescrizioni anti-Covid. Ci si domanda se tutte queste prescrizioni che di fatto paralizzano l'economia, la microeconomia soprattutto, siano necessarie alla luce del fatto che i contagi, nonostante le chiusure, continuano a dilagare. E allora nella città di Taranto abbiamo voluto così, ci siamo rivolti ai commercianti, a molti commercianti di Confcommercio, per capire appunto i danni che ci sono stati. Tante saracinesche purtroppo non riapriranno più. Un viaggio con la categoria dei commercianti di Confcommercio, come dicevo, in vari quartieri, in varie aree della città. Perciò partiamo dal borgo. Nicola De Florio, titolare di Max, esercizio commerciale nel pieno cuore di Taranto, nel borgo Umbertino, piazza Immacolata. De Florio, delle restrizioni che uccidono la microeconomia. Certo, sono delle restrizioni che certamente nessuno di noi poteva immaginare. Nessuno di noi poteva immaginare appunto che dopo il lockdown dello scorso anno si verificasse un'altra volta una situazione del genere. Queste restrizioni veramente ci stroncano. E se inizialmente la scorsa stagione avevamo delle aspettative da quello che era questa stagione primavera-estate, perché pensavamo che nell'ambito di un anno le cose potessero essere veramente assodate, ci ritroviamo punto e da capo con quello che è stato i timori, le paure, e ancora più acuite da una stagione non eccessivamente buona che abbiamo attraversato. Probabilmente lo scorso lockdown l'abbiamo affrontato con un altro spirito e con un altro animo, anche da parte della utenza, dove avvertiamo un certo tipo di stanchezza. Passiamo al figlio, perché chiaramente questa è una generazione di commercianti, mi permetto di dire. Ecco, un giovane che si affaccia a questa attività commerciale seguendo le orme della famiglia, che però vede questi proprio boicottaggi nei confronti di certe categorie. Beh, certamente è difficile, sto imparando sicuramente tanto da quello che sta succedendo, e la cosa però che mi spaventa maggiormente è proprio quello che il futuro possa essere compromesso, e quindi attraversare un periodo difficile e non poterne uscire più, insomma. Nitor, piazza Immacolata, siamo con il suo titolare Dino Buscicchio. Cosa si sente di dire a chi ci governa? Buonasera. A chi ci governa voglio dire soltanto che si devono dar da fare, perché altrimenti per noi è la fine. Questi sono momenti drammatici, non si può in un anno ritornare nella stessa storia. La prima volta siamo riusciti a superarlo, ma la seconda volta no, a meno che non dobbiamo finire nelle mani degli strozzini, perché purtroppo non c'è futuro per noi. Bisogna assolutamente darsi da fare. Trovare la maniera per aprire aiutandosi a far entrare una persona per volta, perché io non capisco perché quando si va in supermercato ci sono gli assembramenti e nessuno dice nulla. E gli assicuro che io ci sono già andato ed è preoccupante la cosa. Anche per l'interesse comune è fondamentale che noi bisogna avere un senso civico affinché possa migliorare questa cosa. Bisogna imparare purtroppo a convivere, però noi di star chiusi non possiamo più permettercelo nella maniera più assoluta. Sandra Calzature, via d'Aquino, tanti anni di
sacrifici continui, sacrifici per chi fa impresa, per i dipendenti, e poi un colpo di mano del governo, delle scelte certamente scriteriate che mettono in ginocchio l'economia. Sì, ha detto bene, 51 anni di sacrifici precisamente. Niente, il problema è che siamo davvero in ginocchio e purtroppo quello che doveva arrivare non è arrivato, i sostegni, tutto ciò che poteva aiutarci in qualche maniera, effettivamente a noi non è toccato nulla. Siamo stati una categoria molto discriminata, calzature e abbigliamento, e ciò mi rammarica parecchio. Il suo pensiero? Purtroppo la situazione è grave, perché hanno fatto degli incentivi ma per l'anno scorso. Per questa chiusura di adesso noi siamo chiusi, siamo in ginocchio e nessuno c'è. La misura del 30% è ridicolo, oltre che c'è da fare tutto un conteggio davvero pazzesco. Sì, è una misura. Faraginoso. Sì, è una misura ridicola, anche perché bisogna non aver lavorato, bisogna aver avuto un calo del 30%, ma l'anno scorso, riferito al 2019, il problema nostro è adesso, perché adesso siamo stati chiusi. L'anno scorso quello che è successo, è andata, però noi abbiamo bisogno adesso di una mano. Di danaro fresco. Sì, perché adesso noi siamo chiusi, però dobbiamo pagare il fitto, dobbiamo pagare la merce, noi siamo pieni di merce, perché ovviamente è un lavoro dove, ha detto anche molto bene il nostro presidente Mario Raffo, noi lavoriamo con ordini, un anno prima ordiniamo per l'anno dopo, quindi la merce che a noi è arrivata adesso, noi l'avevamo già ordinata un anno fa, quindi noi abbiamo i magazzini pieni, la stagione è praticamente già saltata e siamo chiusi, quindi siamo davvero in grave difficoltà, quindi abbiamo bisogno davvero di una mano. Sergio Fardello, Atelier Aimé in via Berardi, a due passi proprio da Piazza Immacolata. Delle restrizioni che sono illogiche, anche perché esistono evidentemente delle discriminazioni tra settori del commercio. Sì, è proprio così, è quello che non riusciamo a capire sinceramente, anche perché come dice il nostro presidente di Ascom, di Confcommercio, Leonardo Giangrande. Esatto, la cosa che non si capisce è perché pur rimanendo chiusi noi, i contagi continuano ad aumentare e continuano ad aumentare anche le morti. Per carità, io sono stato colpito duramente per conoscenti e anche parenti, ma la cosa che noi non capiamo è perché accanirsi su certi settori. In modo particolare tipo questo, che noi siamo fermi da settembre, siamo già stati fermi in precedenza e continuiamo a stare fermi, chiusi, mentre poi ci sono altre attività che continuano tranquillamente e noi sinceramente non riusciamo a capire la logica di tutto questo. Non per fare le discriminazioni o per fare la guerra tra poveri, ma vedere i supermercati aperti fino alle 20, dove ci sono gli scaffali e tanta gente, come dire, allunga le mani per toccare il prodotto, per carità è una cosa naturale, però questo elemento ci dà la cifra della discriminazione. Il problema, ripeto, non è fare la guerra tra poveri, perché è giusto come dire, avere accesso a tutte le categorie, quindi non vogliamo assolutamente dire perché loro sì e noi no, il problema è capire perché noi no, questo è il punto di fondo, è capire perché noi no, perché, ripeto, se il nostro fermo fosse servito a fermare almeno uno dei contagi, sarebbe stato un sacrificio utile, ma questo non avviene, quindi lo riteniamo davvero sacrificio inutile. Utile, sì, per noi sì. L'attività commerciale di Gigi Russo in via Anfiteatro, il futuro non si chiude, recita lo slogan di Confcommercio Taranto, un inno alla vita lavorativa. Vita lavorativa non è che ce ne sia più tanta purtroppo, perché siamo chiusi in 12 mesi, sino ad oggi facevo proprio due conti e siamo quasi a 3 mesi e quasi 4 mesi di chiusura totale. E ciò non può accadere, non possiamo andare avanti in questo momento, in queste condizioni, perché è impossibile in 12 mesi lavorativi avere 120 giorni di chiusura. Inoltre poi i sostegni, li chiamano sostegni o li chiamano ristori, cambia poco. Cambia poco.
Anzi, nulla proprio, forse è peggiorata questa, sì, con questa situazione. Peggiorata perché fanno il conto dal 2020 al 2019 la perdita del fatturato è circa il 3% di quello che tu hai perso, quindi non è inaccettabile. Un ristoro così irrisorio. Irrisorio. E nello stesso tempo io leggevo che in Germania la perdita del fatturato, lo Stato interviene sino al 70-75% sulla perdita, a noi al 3%, quindi non c'è paragone. In Inghilterra non pagano le tasse nel 2020-2021 e intervengono anche sul personale con l'80% dello stipendio, quindi è inaccettabile. Non possiamo andare avanti e poi dobbiamo aprire, noi come abbigliamento siamo gli unici a essere chiusi, abbigliamento e calzature. E noi non diamo contagio a nessuno, noi siamo attrezzati con c'è il contingentamento nelle entrate. Esatto, il contingentamento, noi massimo 6-8 persone, ma su una superficie di 230 metri quadri. Quindi è inaccettabile una cosa, dobbiamo riaprire perché non possiamo stare più in queste condizioni, altrimenti le aziende chiudono, saltano. Vinerie Palmieri, via Principe Amedeo, 120 a Taranto. Vendita di vini e non solo, ma ovviamente nel momento in cui varie attività, tra cui quelle di ristorazione, sono pressoché chiuse, beh, chiaramente ci sono dei riflessi pesanti. È un circolo vizioso anziché virtuoso, delle scelte decisamente insensate, e uso questa aggettivazione perché i fatti dimostrano proprio il carattere insensato e perdente di queste scelte. Assolutamente sì, dottore, lei ha fatto il quadro preciso della situazione. Questa è una situazione davvero insostenibile perché è frutto di tante decisioni sbagliate che non hanno alcun senso perché sono contro ogni logica. Diciamoci la verità, noi come le piccole e medie imprese a Taranto, come in tutto il resto del paese, siamo un po' la spina dorsale del paese. Adesso, nonostante questo, stiamo avendo a che fare con un governo che ci ha completamente abbandonati, che non solo ci ha abbandonati, ma si diverte quasi a tartassare, a perseguire. C'è un accanimento. C'è un accanimento perché la gente spende un sacco di soldi per adeguarsi alle norme normative che loro stessi ci danno. Quindi spendiamo i soldi per poterci mettere al passo e poi questi soldi non servono a niente perché poi ci chiudono. Personalmente sono uno di quelli più fortunati perché non, diciamo, come codice rientriamo in quelle attività per cui ci è permesso di lavorare, ma con la ristorazione chiusa, come diceva lei prima, abbiamo avuto una batosta di quelle non indifferenti perché personalmente seguiamo. Solo per chi ovviamente acquista i suoi prodotti e li consuma a casa in buona sostanza. Assolutamente sì, ci limitiamo, cerchiamo di fare e di salvare il salvabile soltanto col dettaglio, ma purtroppo è anche vero che 54 ristoranti che serviamo in regime ordinario sono venuti meno, per cui abbiamo avuto dei cali spaventosi di vendite. Per questo non ci ristora nessuno, nessuno ci viene nemmeno a dare una pacca sulla spalla per dire no, per cercare di farci coraggio, ma in più ci mettono anche il carico da 100 da sopra perché, ripeto, con tutte queste normative completamente senza logica ci portano totalmente fuori strada. Io il messaggio che vorrei mandare, per farla breve, è soltanto questo. Io rappresento Confcommercio Taranto molto modestamente e parlo anche a nome dei miei colleghi. Siamo qui per dire che, come era lo slogan della manifestazione tenuta ieri, continuiamo a rispettare le regole, ma non ci rifiutiamo di indossare i gilet gialli. Io vorrei che questo messaggio passasse alle istituzioni. Proprio non costringeteci, esatto, non ci esasperate, esatto, al punto tale da. Esattamente, non volevo dirlo. Quindi vorrei dire alle istituzioni che non ci costringessero, perché poi non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo, si dice, no? Perché purtroppo la gente è davvero stremata, siamo veramente alle cotte. Angelo Nardelli, un'attività storica dal 1951 e rappresenta qui le difficoltà della categoria Pierpaolo Gallo. Beh, c'è da dire che ci si sente quasi un tori senza esserlo alla luce di queste restrizioni assurde. Sì, sì, è proprio questo che ci spinge a protestare, perché noi non abbiamo mai disatteso a quelle che erano le regole dei protocolli. Abbiamo dei negozi in sicurezza con tutto quello che è necessario affinché appunto non succeda quello che dicono, cioè che possiamo diventare degli untori.
però di fronte a questo ci vediamo di nuovo chiusi, e ci vediamo chiusi già da un mese, con attività che vivono quotidianamente di rapporti umani, di tante altre cose che ci hanno tolto, e di conseguenza diventa anche difficile per noi andare avanti, perché noi tutti i commercianti abbiamo una famiglia, abbiamo delle scadenze da rispettare. Insieme a voi commercianti ci sono i dipendenti. Ci sono i dipendenti, c'è tutto quello che gira intorno, perché ci sono i vetrinisti, ci sono chi allestisce il negozio, ci sono tantissime persone che adesso sono chi è lo manutente, chi i fornitori, chi pulisce, chi fornisce, tutto quanto. Adesso siamo fermi così. Mi dispiace, perché siamo sempre stati, almeno la gran parte, delle persone che abbiamo sempre rispettato quelle che erano le nostre scadenze, e adesso ci sentiamo veramente in difficoltà. Dal borgo ci siamo spostati al quartiere Trecarrare, siamo in via Cesare Battisti e sondiamo anche qui lo stato d'animo, l'umore dei commercianti. Willis Point, via Cesare Battisti, una chiusura che sa proprio di uno schiaffo in faccia all'economia. Direi proprio di sì. Visto che è un anno che va avanti questa storia, con 4 punti vendita siamo veramente allo stremo. Allo stremo, direi proprio di sì, senza più forze e abbandonati dallo Stato. Senza adeguati ristori? Ovviamente, perché quello che lo Stato ci dà è irrisorio. Niente, sì, è praticamente niente. Paradise di Manzulli Gaetano in via Cesare Battisti. Beh, un momento di sconforto, perché così si vede buttato all'aria il lavoro e il sacrificio di tanti anni. Da dove e come ripartire? Ovviamente bisogna prendere atto di questa situazione molto tragica. La nostra parola d'ordine, almeno della stragrande maggioranza dei miei colleghi, è tenere duro e andare avanti con la speranza che la situazione evolva in meglio. Noi ce ne mettiamo tutta. E poi un'altra cosa importante, ciò nonostante si vede sempre tra la gente, tra i clienti, il desiderio, la voglia di ritornare a vivere, di respirare, di essere tranquilli, sereni, ci vuole, secondo me, tantissimo ottimismo in generale, fermo restando che bisogna dare comunque un occhio particolare a quella che è la situazione pandemica oggi sul territorio. Bisogna fare i conti con la realtà, bisogna essere forti e... Però delle chiusure proprio illogiche, folli. Per quanto riguarda le chiusure, insomma, io quello che mi sento di dire, insomma, una cosa abbastanza normale. C'è una piccola discriminazione tra settori. Direi grande discriminazione. Vabbè, tra settori che possono restare aperti e alcuni che magari, no magari, purtroppo dobbiamo essere chiusi. Come se noi, soprattutto nel settore abbigliamento e calzature, dovessimo essere noi gli untori della situazione, ma il che è una cosa illogica. Per cui dobbiamo essere un po' tutti sulla stessa barca, cioè o tutti chiusi o tutti aperti. L'augurio, l'obiettivo è quello di andare avanti, di stringere i denti, la cinghia, di combattere e di avere tantissimo ottimismo. Dal borgo ci siamo spostati in via Liguria, dunque quartiere Italia Montegranaro, e anche qui sondiamo gli umori, lo stato d'animo dei commercianti. Liviana Boutique, via Liguria, ora una triste certezza, quella delle chiusure, poi la ripartenza. Beh, certamente un momento difficile. Molto difficile, francamente non sappiamo neanche noi quale sarà il nostro futuro, sta diventando veramente incerto. Aspettiamo, stiamo in balia di decisioni fatte da altrui che ci impongono il fatto, non dico il ricatto, che mettono la salute in primo piano, che è la cosa più importante, lo mettiamo pure noi. Però noi, dopo che abbiamo fatto i nostri investimenti, i nostri locali con le dovute attenzioni per la clientela, per temperanza rispetto alle misure anti-Covid, alle prescrizioni, ci siamo tutti dati da fare. E vedere poi tanta gente per strada, vedere
i negozi, anche l'assalto ai supermercati, che è normale che devono pensare le persone, però si fanno poi figli e figliastri. E noi rimaniamo un po' in questa, siamo rimaniamo, come posso dire, non atterriti, però increduli. Noi stiamo chiusi, che poi, insomma, siamo in balia dalle situazioni che comandate da altre, e vediamo altre attività commerciali che stanno lavorando dove c'è molta più gente, dove c'è anche molto più rischio, quando noi nelle nostre attività, che sono specializzate in determinati articoli, perciò il cliente viene in una, non è che c'è, viene la clientela in massa, ma viene la clientela in una certa maniera, in maniera molto più compita, con numeri molto inferiori. Noi siamo chiusi, questa è la situazione. Sorbino, via Liguria, che dire, una chiusura, un lockdown che peraltro non è neanche attenuato, per così dire, ristorato dai sostegni. È facile dire chiudiamo tutto, e è ben diverso il quadro in altri paesi europei, penso alla Germania. Insomma, chiusura e poi il piatto piange. Ha detto bene, in Germania almeno fino ad ora non si sono viste manifestazioni del livello che stiamo vedendo in questi giorni in Italia, e questo per il semplice fatto che i ristori che si stanno avendo in Germania sono ben diversi. Ma al di là di questo, io vorrei aggiungere solo un piccolo dettaglio. Il generale Figliuolo, il nostro coordinatore dell'emergenza Covid, ha ben detto, essendo un militare, che siamo in guerra, testuali parole, siamo in guerra e dobbiamo combattere un nemico che ad oggi è conosciuto solo in parte. Ok, noi ci andiamo in guerra da bravi soldatini tutti quanti, il problema è che non andiamo a combattere tutti, ci stiamo armando soltanto noi partite IVA, ci stiamo soltanto noi sacrificando per un bene che dovrebbe essere comune, quello della salute. Allora mi domando, perché non verificare se ci sono possibilità di indennizzare diversamente queste persone? Io non vorrei fare paragoni inutili, ma c'è una buona parte dell'Italia e degli italiani, e cioè gli statali, senza nulla togliere assolutamente a nessuno, niente, che soffrono tra virgolette di meno. Non soffrono proprio. Soffrono di meno il male della malattia, lo soffrono. La malattia sì, però dal punto di vista economico non hanno nessun danno. Non c'è nessun danno. C'è pure lo smart working. C'è pure lo smart working, ci sono soltanto agevolazioni. Quindi dov'è la parità delle condizioni? La Costituzione dà un indirizzo ben preciso, il diritto al lavoro, il diritto al vivere, alla libertà, ma qui la libertà ci è stata in tutti i modi negata, ci è stata in tutti i modi relegata, ma non a tutti, solo a una parte della popolazione. Via Liguria, sport e fashion, siamo con Monia Muzioli. È trascorso un anno, ma nulla è cambiato, anzi la situazione è peggiorata. Tanti negozi sono stati letteralmente chiusi, e quei pochi che, a cui è stato concesso di svolgere la propria attività, risentono danni economici enormi. Poca gente circola, e quindi chiaramente le spese, gli acquisti sono assai ridotti. Una situazione che drammatica. Mette in ginocchio voi commercianti. Molto drammatica. Allora, nella manifestazione che abbiamo fatto l'altro giorno noi commercianti con il nostro presidente Leo Giangrande. Sulla rotonda del Lungomare. Lungomare, sì. Non ha fatto altro che dire parole sacrosante, anche perché veramente l'economia a Taranto è in ginocchio, parecchi commercianti stanno in crisi, parecchi hanno chiuso, le banche non ci aiutano, lo Stato non ci aiuta. Allora, l'epidemia comunque galoppa, quindi alla fine diciamo che il problema non siamo noi. Perché se i dati peggiorano e voi state chiusi, non siete voi la causa? No, per niente proprio. Quindi alla fine o ci danno gli aiuti, giustamente, o come dobbiamo fare? Cioè, parecchi negozi qui non apriranno. Ebbene, poi alla fine... Che faremo? Non solo non apriranno ora, ma chiuderanno per sempre. Sì, è così, e questa è la prospettiva. E poi che facciamo?
Purtroppo, ripeto, l'esperienza dello scorso anno non ha insegnato nulla, neanche in termini di programma, soprattutto in termini di programmazione. Niente, a zero assoluto. Quindi noi ci chiediamo come e quando lo Stato ci aiuterà e come faremo fino a quando non ci arrivano gli aiuti. Tanto più che parliamo di una situazione nazionale grave che, come dire, si interseca in una situazione altrettanto grave, quella di Taranto. Allora, noi siamo stati, abbiamo fatto una manifestazione molto civile, abbiamo usato distanziamento uno tra l'altro e poi non con le mascherine e tutto il resto. Allora ci costringono a fare come abbiamo fatto a Roma, hanno fatto a Roma, hanno fatto a Milano, perché arrivare a questo? Draghi può essere anche un buon economista, però alla fine se non ha capito il problema vero nostro, di noi commercianti, con tutto che è successo, la rivoluzione a Roma, la rivoluzione a Milano e noi abbiamo fatto, magari l'abbiamo fatta in maniera civile, ci costringe anche noi a fare nella stessa maniera e quindi forse allora potrà capire qualcosa. Via Lucania, cuore di casa, siamo con Maria Musciacchio, l'attività è chiusa, è possibile solo acquistare pitture, come vedete ci sono tutti i, vedete qui, è bloccata, proprio limitata l'area, diciamo, di vendita con questi nastri. Una situazione incredibile, vi sentite certamente impotenti? Ebbene sì, ci sentiamo impotenti. Io posso dire che la mia attività, parzialmente la merce è stata sequestrata dallo Stato. Nonostante tutto io debba pagare tutte le tasse, l'affitto di un locale che non è da poco. Le bollette delle utenze. Le bollette delle utenze. I contributi giorno 16 dobbiamo pagare i contributi INPS, che io naturalmente non pagherò, ma non per protesta, ma per forza di cose, non ho l'impossibilità materiale. L'impossibilità di pagarle. Stiamo pagando l'incompetenza, e lo dico a gran voce, l'incompetenza di chi ci governa. Perché se a Taranto abbiamo questi contagi così alti, vuol dire che qualcosa non sta funzionando. Ieri ho letto che la Puglia è l'ultima regione per vaccini. Allora, solo l'1,7% di chi deve ricevere i vaccini tra l'età di 70 e 79 anni ancora in Puglia è stato vaccinato. E allora io non trovo... Ecco perché i contagi proliferano. Aumentano. Ecco perché io non trovo giusto che devo pagare l'incapacità di chi ci sta governando. E a livello regionale e a livello nazionale. Nazionale, infatti, non posso accettare che un presidente di regione in una teleconferenza dica di che cosa vi state lamentando, è meglio morire di fame e non di Covid. No, non ci sto, io questa frase non la... Non bisogna morire né di fame né di Covid. Non l'accetto, io la posso accettare quando il presidente Emiliano si mette nelle mie stesse condizioni. Io non ho visto un politico che ha rinunciato allo stipendio. Nessuno, assolutamente. È facile dire chiudete, oppure noi siamo responsabili nelle nostre attività. Io le faccio vedere quanto gel ho comprato, perché le mie clienti quando entrano si devono disinfettare le mani. Io qui faccio entrare una persona alla volta. Quindi che problema c'era? Non siamo noi gli untori. Ha detto autogestitevi. Bene, noi siamo capaci di autogestirci. Noi, il nostro lavoro... Dire autogestitevi significa anche lavarsi le mani. Va bene, ci sta anche bene. Visto che loro non sono capaci a fare altro, ci gestiamo noi. Vuol dire che siamo Però noi. Però facciamo sì che vi possiate autogestire, perché di fatto vi hanno legato mani e piedi. A noi ci hanno chiuso e non possiamo assolutamente far entrare nessuno. Cioè, io posso stare aperta per vendere le pitture. E perché le pitture sì e la caffettiera no? Perché le pitture sì e la padella no? La padella non è necessaria. Perché i fiori artificiali sì e i bicchieri no? Cioè, non so, 400... Tanto se viene una entra una persona, o entra per comprare la caffettiera, o entra per comprare la pittura, entra comunque. Infatti, io alla signora di 80 anni devo dire, signora, devo spiegare il perché non le posso vendere la padella. Mi sembra veramente un'assurdità.